È iniziata all'alba l'operazione denominata Ghost Workers, lavoratori fantasma, realizzata da 40 carabinieri del Comando Provinciale di Teramo che hanno eseguito misure di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della locale Procura della Repubblica. Gli arrestati sono 5, tutti di etnia rom, 3 uomini e 2 donne, ritenuti responsabili a vario titolo di plurimi reati di usura, estorsione, truffa aggravata ed intestazione fittizia di un immobile. La vittima del sodalizio criminale è un imprenditore edile locale, costretto ad onorare debiti contratti con gli indagati con tassi di interesse usurari che sfioravano il 500%. L'imprenditore subiva continue minacce anche nei confronti dei propri congiunti ed era stato costretto ad assumere nelle aziende di famiglia, in maniera fittizia, tutti gli indagati, dando così una parvenza di legalità alle somme di denaro estorte. L'attività è iniziata ed è stata avviata da un'azione, ad un attento controllo del territorio e da una profonda conoscenza dell'ambiente da parte di una nostra stazione carabinieri, in particolare quella di Tossicia. Controllò nel 2017 due dei soggetti indagati, gravati da precedenti specifici di usura. Da questo partì ovviamente un'attività di accertamento per verificare che cosa facessero loro sul territorio ed emerse in qualche maniera che fondamentalmente un imprenditore si trovava in grave difficoltà economica. Da lì l'avvicinamento dei carabinieri ai familiari e partì proprio un'indagine e una collaborazione da parte delle figlie dell'imprenditore usurato. Ci siamo occupati della ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali dell'usurato e del suo nucleo familiare. Abbiamo poi accertato attraverso la copiosa documentazione contabile acquisita presso le sedi delle società dell'imprenditore usurato se fossero stati assunti gli autori del reato, quale controprestazione dell'usura presso queste società, e inoltre abbiamo accertato a quale titolo un immobile intestato alla figlia dell'usurato fosse nella disponibilità di due degli autori del reato. La cifra estorta all'imprenditore edile dagli indagati veniva calcolata applicando un interesse del 500% a quella ottenuta in prestito. Inoltre si configurano truffe anche ai danni dell'INPS per decine di migliaia di euro.